I want to follow my dreams and I want to do what I want and I don't care about the future, if I have a job or if I will be, I don't know, I will do what I want, what I like. They're gonna break the ground and bring stormy weather to your sunny parade. You better hide in the shade, cause you know we come equipped with rusty blades. So, yo MC, just quit, I feel your music. If it was your girl's tits, I'm mad, ready to snap. And like you're a dumb hat, you probably shouldn't snap back. 40s audible nautical stories getting kinda boring. Or to spice them up with genetically by a slaughter ordered by the top of the line. Guns running off of the mountain. Buongiorno, qua inizia il nostro reportage. Siamo a Salonicco, in Grecia. Questa è la seconda città della Grecia. E come possiamo vedere anche la crisi ha investito questo posto, ma non così tanto perché è comunque una città industrializzata. Siamo comunque passati per le strade, abbiamo visto che molti negozi sono stati chiusi e la gente ha dovuto sgomberare. Ci troviamo in un posto vicino a Ptolemaida. Questo è John, un nostro amico con cui stiamo facendo lo scambio culturale. Culturale, sì. Volevo fargli una domanda. Una domanda, eh? Yeah. Ok. What do you think about the economy crisis in Greece? Economy crisis is a bad phenomenon that has affected Greece during the last 3 years, and has a big impact on the Greeks' lives. That's all. I think it's a bad. Is Salamaida, the city you live in, suffering from the crisis effects and implications? So, my city started to suffer in the last year because we have the factories. So we have people have work and the market has money. So the crisis is less bad in Ptolemaida than in other places in Greece. And Athens? Athens was the first place where the crises were obvious. Or Salonicco? Or Salonicco, yes. And do you demonstrate, do you protest, do you go on the street? Yes, I support the workers and all the children from my school. We're going to riots and we want to change the situation in Greece. John, do you think the crisis will affect your future plans and your school career too? Well, I think that many of children has been affected from the crisis, but I'm a person that personally I don't think I'm affected from the economic crisis because I want to follow my dreams and I want to do what I want and I don't care about the future, if I have a job or if I will be, I don't know, I will do what I want, what I like at a specific time. Negli ultimi 2 anni ad Atene sono giunte notizie da far accapponare la pelle. Già nel 2011 le politiche della Troica avevano fatto chiudere un negozio su 4. Hanno licenziato migliaia di statali, ridotto all'osso gli stipendi, tagliato del 25% anche le pensioni da 700 euro al mese e messo in vendita i propri gioielli. Bambini abbandonati dai genitori disperati che non sanno come sfamarli e prendersi cura di loro. I casi di questo tipo sono in costante aumento, come lo è il numero dei senza tetto. Secondo i dati UNICEF, il 30% dei bambini greci vive in condizioni di povertà. La fila dei disperati che chiedono un pezzo di pane agli enti caritatevoli si allunga di giorno in giorno. C'è chi è arrivato a inocularsi il virus dell'HIV per ammalarsi e ottenere il sussidio di 700 euro previsto per i malati. Sono inevitabilmente aumentati i furti, lo spaccio di droghe pesanti, con la diffusione della SISA, una droga dei poveri, e tutti i reati di allarme sociale, compresi i crimini violenti. La polizia reprime sempre più duramente anche i reati minori o indotti da uno stato di effettiva necessità e indigenza. La giustizia è allo sbando, abusi di potere e violenze sono sempre più frequenti e diffusi. Come dimostrano anche le persecuzioni mediante false accuse, perpetrate a danno degli euroscettici. Il sistema sanitario è al collasso, alcuni ospedali sono autogestiti, ogni giorno 2300 greci perdono la possibilità di curarsi, alcune case farmaceutiche hanno interrotto le forniture di farmaci antitumorali a causa di insolvenze. È di un mese fa la notizia di un paziente che, giunto in sala operatoria, è stato riportato in corsia perché si sono accorti che non fosse assicurato. Le condizioni di lavoro,
che dagli anni 80 fino al 2000 erano migliorate sensibilmente, sono regredite a livello di mai dovevo. I contratti di lavoro sono carta straccia. Chi vuole lavorare deve accettare stipendi di poche centinaia di euro ed essere disposto a lavorare tutto il giorno a ritmi serrati, senza nessun diritto né garanzia. La povertà ha fatto tornare di moda addirittura il baratto. Molte persone non hanno capito ciò che è avvenuto in Grecia, ovvero la causa del disastro. I cosiddetti mercati hanno messo in ginocchio il paese imponendo un tasso di interesse sul debito pubblico che sarebbe insostenibile per qualsiasi nazione del mondo. La disfatta della Grecia è stata decisa a tavolino, una sorta di esperimento per capire a che livello possono spingersi e verificare quali sono le reazioni dei cittadini. E la maggioranza dei cittadini greci non ha compreso cosa è accaduto. Certo, hanno contestato le politiche della Troica e il governo che le ha imposte. Ma un po' come da noi, i cittadini attribuiscono le responsabilità al governo, alla mala politica, a sprechi, corruzione, evasione, eccetera. E la valvola di sfogo di molti sono gli stranieri. Il saggio preferito dei neologisti di Alba Durante. Cacci tua!